Allora, questo è un video mukbang, questa volta voglio provare il soba, questo qua cinese pronto in 3 minuti. È la prima volta che lo provo di questa marca e voglio provare a vedere insieme a voi. Siccome mi piacciono fare i mukbang con voi, allora ho deciso di rifarlo un'altra volta. E visto che vi piacciono tanto questi mukbang, allora ho deciso di rifarli. Proviamoli insieme e vi dico cosa ne penso. Allora, diciamo che è facilissima la preparazione perché dovete versare l'acqua bollente dentro, ovviamente mettere il coperchio e poi svuotare l'acqua con questi puntini che vedete, questi buchi, li svuotate con così l'acqua. Poi ovviamente l'apriamo. L'acqua, cioè la pasta è pronta, mettiamo la salsetta. Scusate se metto questa, la salsettina. È un po' buio perché ovviamente sto registrando di sera, però se accendo la luce voi dopo vedete troppo la luce flashata, per cui meglio di no. Apriamo la bustina. Siccome c'era l'olio dentro e io non lo sapevo, mi sono concentrata da buttare via. Comunque dobbiamo mischiarla, ma sarà difficile. Io preferisco il brodo perché è buonissimo. Ma questo mi sembra che non ce l'ha. Sono 180 grammi. È classico questo qua. Mettiamo la salsa, la mischiamo bene e lo mangiamo ovviamente. Non so se si vede, ok. Comunque, se sentite un po' di televisione è perché ho il volume ma basso. Vediamo con la luce accesa. Ok, ma proviamo questa inquadratura perché l'altra c'ha troppe luci. Poi quando è buio è normale. È molto buono. Ve lo straconsiglio. Se non mi sbaglio costa 1 euro, non più di 2 euro. Poi con la salsa è ancora più buono. Ovviamente questi qua sono buonissimi. Poi specialmente quando devi fare qualcosa veloce. Ottimo. Ve lo consiglio. Non è piccante perché è classico. Il mio ragazzo ha preso l'altro, ma non so se era piccante. Non so, mai poi ve lo dirò. Siccome sono le 9:30, è normale che vedete un po' qualità brutta, anche per il fatto che sto registrando col cellulare e non ho le luci adatte. Dovrei comprare gli accessori e diciamo tutto il resto. Ci sono i pezzettini di diciamo verdura. E non è male. Poi costa non più di 2 euro, per cui direi che
È ottimo per mangiare, anche velocissimo. Ovviamente se le persone non piacciono questo video non lo faccio, ma vedo che ci sono tanti youtuber che lo fanno, allora mi è piaciuto farlo anche sul mio canale. Per cui c'è anche l'insalata. Per cui, siccome piace alle persone e diciamo che ottengo più visualizzazioni con questo che con altri video. Direi che certe volte farò il mukbang, non sempre, solo se devo mangiare cose, diciamo, buone. Sto cellulare, siccome è vecchio, ovviamente non ha la qualità migliore. Ovviamente lo devo cambiare. Quando posso, mi comprerò l'iPhone XS. E ovviamente lo comprerò sul sito dove ho fatto la recensione che ha preso il telefono il mio ragazzo. Perché molte persone chiedono se compravo l'iPhone su quel sito. Adesso vediamo, perché vedo che non lo vendono più su quel sito, ma lo vendono su altri. Per cui non lo so. No, c'era anche un po' di carne. Verdura e carne, cioè insalata e carne. Ovviamente l'ho finita. È vero, buonissimo. Vi faccio vedere di nuovo che se per caso lo volete. È questo qua. Niente, questo. Ve lo consiglio, è strabuono, facile da preparare 3 minuti e ovviamente costa pochissimo. Scusate per le luci. La prossima volta registro al pomeriggio. Ne ho presi altri diversi che ovviamente avevo già assaggiato e sono strabuoni, infatti direi che forse il migliore sarà questo, per cui comprerò solo questo qua. E niente, detto questo, spero che questo mukbang vi sia piaciuto e fatemi sapere se anche voi comprate questo e cosa ne pensate. E ho dato anche un po' di recensione perché diciamo che è buono e mi sono trovata bene. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, un bel mi piace e un commentino qua sotto, io li leggerò tutti. Seguitemi anche su Instagram, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video, qualità di merda. Però, vabbè, al prossimo video. Ciao!